Bashmaya, Nektadasha Sma, Titema Alkuta, Neue Zebiana, Haikana de Bashmaya, Afbara, Ablan Lachma, Vesunkana Niaumana, Vashbuk Lan, Haubain, Haikana Daf Hnan, Jbachna, Lehaibain, Ula Talan Lenesiuna, Ela Pazzan Membisha. Amen. Ed eccoci qui, buongiorno, se giorno, buonasera, se sera a tutti i nostri ascoltatori in questa trasmissione estemporanea perché non era prevista, ma abbiamo deciso insieme a Anna Maria Bona che sta qui a fianco a me e a Emanuela Agnoni. Piacere. Benvenute qui a Radio Visione 1111 e bentornata anzi a Anna Maria che è già stata con grazie, noi. Grazie Antonio, grazie. Allora, mi trovo proprio a casa di Anna Maria, sono venuto a trovarla, due giorni fantastici, lei è una veramente una persona che si sa prendere cura degli ospiti e io mi sono sentito a casa veramente. E in questo mio viaggio, questo tour che sto facendo verso il nord, è proprio questo che sto provando, anche saluto gli amici Laura, Francesco, Gisella e Silvano e Luana, li devo nominare tutti, che sono stati anche loro meravigliosi in quel sempre di Toscana. E quindi questo pomeriggio abbiamo deciso di fare questa trasmissione, perché era in programma, tra l'altro con Anna Maria, di fare qualcos'altro qui a radio, in radio. Quindi stasera di che cosa parleremo, Anna Maria? Cosa ci preparate, sia tu che Emanuela? Ma visto che siamo qua con Emanuela, che è una carissima amica che ha lasciato la Lombardia per venire a vivere qua in Toscana e con cui collaboriamo anche strettamente, approfitto proprio per questa tematica legata alla trasformazione, legata agli strumenti che si possono avere proprio per il passaggio. Spesso sentiamo parlare su Radio Web 1111 da te, Antonio, da Rocco, di nuovi cieli, nuova terra, per cui gli strumenti di trasformazione per la nuova terra sono molteplici, ognuno risuonerà con qualcuno, chi seguirà qualcosa, chi seguirà qualcos'altro. Qui stasera parliamo anche dei registri akashici che Emanuela segue, così come possiamo parlare di tanti strumenti che in questi anni le nostre guide, i maestri, gli arcangeli ci hanno donato e ci donano in continuazione, strumenti di vario genere fino ad arrivare anche alla poesia, cosa che per me sarebbe stata inaspettata, e invece è arrivato anche questo strumento come strumento anche di guarigione che può risuonare a vari livelli. Per cui io lascerei intanto... Ma tu non sai che anch'io sono molto legato alla poesia, per anni ho scritto tantissime poesie e devo dire sempre che la poesia mi ha salvato tante volte da momenti non positivi. Grazie alla poesia uno si esprime sinteticamente delle proprie emozioni, quindi... No, ma io non conoscevo questa possibilità di uso della poesia come strumento di guarigione. Questo è proprio qualcosa, certo. Dopo aver scritto queste poesie, di cui peraltro non pensavo neanche a una possibile pubblicazione, e invece per una serie di sincronicità, proprio la nostra sorella Gio Alberti, tramite un suo contatto, è stato proprio richiesto che vengano pubblicate e le vorrei pubblicare proprio per devolvere a un'associazione di donne che subiscono violenza, quindi
Non è stato scritto con altri scopi se non per quelli benefici a vari livelli. E poi, strada facendo, queste guide hanno detto proprio che la poesia può risuonare a vari livelli, tant'è che anche Manuela ha già provato. Sì. Ecco, presentaci Emanuela, chi è, cosa Sì. fa, oppure presentati da sola se vuoi. Sì, beh, io intanto la presento. Grazie. Lei è un insegnante, si occupa di pedagogia, è un insegnante di sostegno. Devo dire che da che la conosco, sento, poi lei ce ne parlerà ovviamente più approfonditamente, ma ha degli strumenti veramente innovativi per l'educazione e quando sento queste cose davvero mi si apre il cuore perché credo sia veramente molto importante dedicarsi ai bambini perché sono il futuro. E quindi poter utilizzare strumenti che siano innovativi, educativi, di sostegno proprio per la crescita è veramente importante. Quindi ce ne parlerà direttamente lei. E poi Manuela ha questo strumento meraviglioso, infatti collaboriamo insieme anche per questo, no? Con gli arcangeli, con i maestri, con i registri akashici, perché questa memoria universale a cui si può accedere e Emanuela riesce ad accederci, anzi insegna anche ad altri a come accedere a queste modalità, sono importanti mezzi di trasformazione perché ci portano ad avere una visione allargata dove magari da soli abbiamo fatica e accedendo a questa memoria universale che esiste per ognuno di noi. Ci dà la possibilità proprio di evolvere e andare avanti nel nostro percorso iniziatico in questa terra. Se vuoi Bellissimo, parlarci un po' grazie. più Intanto approfonditamente buonasera a tu. tutti. Questo strumento o questi strumenti, come abbiamo messo nel titolo, sono strumenti che arrivano e che comunque ricordiamo. Io ho ricordato questo strumento. È uno strumento che mi appartiene, quindi la lettura del registro, dove ognuno di noi può farlo, quindi ognuno di noi può entrare nel proprio registro, anzi, le guide, adesso è arrivato proprio il momento di entrare e di connettersi da soli, perché quello che ci viene detto è essere maestri di se stessi, quindi la maestria, recuperare una maestria, attraverso di noi, quindi è un ricordare chi siamo, ritornare a sé, quello che mi dicono spesso. È il momento di ritornare a se stessi, quindi è il momento di ritornare a riappropriarsi dei propri talenti, dei propri poteri personali. E come farlo? Farlo attraverso l'amore, attraverso il cuore. L'akasha è uno strumento di amore perché è etere, è il cielo, è la connessione con la coscienza universale. E quindi dal libro alla rosa, a tutti noi, la madre terra. Ha una coscienza universale, ha una registrazione di ciò che ha creato e quindi c'è un potenziale anche energetico molto forte, quindi c'è una connessione tra il passato, il presente ed il futuro. È in questo che noi vogliamo proprio portare questo Certo. argomento per poter trasformare il presente, avere la consapevolezza entrando nella coscienza cosmica, nella coscienza universale, ma la coscienza anche personale, perché noi siamo all'interno della coscienza, quindi siamo all'interno dell'universo e quindi oltre alla nostra vita personale c'è anche tutta un'informazione, un'influenza esterna. E come si dice, siamo uno, noi siamo l'uno. E questi strumenti, come anche questo che io ho provato Diana nella poesia, riporta proprio a se stessi, riporta proprio a ritrovare ciò che noi siamo nell'amore, perché è l'amore che trasmuta, è l'amore che crea. Per esempio nel registro akashico c'è in questa apertura dove arrivano i maestri, ognuno ha un suo maestro ed arriva proprio nella maniera più appropriata. Perché loro sono dolci, perché l'akasha è amore e quindi è attraverso l'amore che c'è la trasmutazione. È questo.
E quindi arrivano proprio per portare simbologie, per portare maestrie, ma per entrare proprio in connessione con se stessi. Quindi chi fa i registri diventa strumento e fa da specchio. Devo dire che per me è sempre bellissimo ogni volta incontrare le persone perché è un lavoro anche mio personale. E Certo. perché ci fanno lavorare, quindi è un rispecchiamento molto bello, ma è proprio una connessione d'amore ed è bello perché ognuno porta la sua peculiarità. E questa cosa l'ho sentita tantissimo proprio con i bambini. Sono i bambini che mi hanno fatto una maestria, che sono stati i miei maestri, perché una cosa che succedeva spesso è che quando, per esempio, io mi arrabbiavo, vedevo un bambino che approfittava, andava verso una bimba e si metteva e quindi creava un po' una disarmonia dove c'era, no, questo appropriarsi magari dei giocattoli, di essere molto. E questa cosa mi dava tanto fastidio, ma che mi arrabbiavo e quindi dicevo: ma che cosa mi sta dicendo questo bambino? Che cosa mi sta dicendo questa situazione? Perché mi arrabbio così tanto? E allora hanno mostrato che quando la mia bambina interiore stava soffrendo, si stava rispecchiando. E quindi è da lì anche il pensiero di dire: ma quanto è importante essere poi degli esempi per gli altri, per se stessi, ma soprattutto l'insegnamento. Quanto è importante che un insegnante, un adulto, un genitore arrivi, tra virgolette, pronto. Ecco, Pronto. tu hai accennato al fatto dei bambini, infatti ti volevo fare questa domanda, cioè tu lavori con i bambini, anche bambini speciali, mi dicevi, no? Però mi hai detto una cosa molto interessante, che più che lavorare con i bambini, spesso è importante lavorare con i genitori. Perché? Sì, perché appunto il genitore proietta sui bambini delle ferite, proprio come stava avvenendo a me in questo momento. E quindi il bambino spesso tende a portare equilibrio. Quindi dove magari c'è una disarmonia tra due genitori, spesso il bambino si inframmezza e cerca di portare equilibrio e quindi si carica di alcune responsabilità, di alcune ferite. Per portare appunto equilibrio e quindi questo ruolo non diventa più un ruolo di figlio, ma diventa un ruolo di genitore. E quindi ecco che in realtà allora si chiede al genitore di andare a vedere come mai, quindi portare equilibrio a se stessi e alla coppia genitoriale. Quindi molte volte c'è l'idea che mio figlio farà l'ingegnere, mio figlio farà questo, mio figlio, perché io non lo sono stato. Allora, questo è importante perché i figli sono a sé, no? Sono anime che arrivano attraverso i genitori, che scelgono una strada e che però vanno lasciati per la loro vita, no? E quindi c'è questo attaccamento dove molto spesso io ho notato che nella coppia genitori, dove non c'è davvero equilibrio, si tende a richiedere ai figli o comunque agli altri un aiuto. È che il bambino arriva subito. E quindi dove c'è diseguaglianza, il bambino porta questa cosa. E allora. Tu hai fatto uno studio soprattutto, beh, questo anche nei bambini, diciamo, tra virgolette, normali, però ci sono dei bambini ancora più speciali, tipo bambini autistici, bambini con handicap, che tu hai notato che questi bambini non hanno un handicap, ma sono addirittura un valore aggiunto, possono essere un valore aggiunto per i genitori, se però i genitori sono consapevoli di questo dono che hanno ricevuto. Sembrerebbe anacronistico dire un bambino che ha delle problematiche che sia un Certo. dono. Vuoi spiegare magari a un genitore che ci ascolta che Sì. ha un bambino Down piuttosto che autistico, Autistico. quanto sono speciali questi bambini? Quello che nella mia esperienza è arrivato poi nella connessione poi con i maestri è emerso molto, molto chiaro che i bambini, per esempio i bambini Down, già hanno questo sorriso, no? I bambini nascono con il sorriso, quindi portano la vibrazione della gioia. Se voi notate, quando vi avvicinate a un bambino down, voi sorridete subito, vi viene, c'è questo contatto, loro sono tanto cuore, quindi loro portano la vibrazione del cuore, quindi scendono per portare la vibrazione del cuore, l'amore,
incondizionato. Molto spesso i bambini hanno problemi di cuore, per esempio, ma perché? È come un atto sciamanico, no? Spesso fanno anche delle operazioni al cuore, perché ancora di più aprono. Quindi loro portano questa vibrazione della gioia, del sorriso. E dire a un genitore, mamma, papà, guarda che tuo figlio è meravigliosamente pieno di amore, lui porta la gioia, ha un compito importante, ha scelto di essere così perché porta il sorriso, perché porta l'amore. E ha scelto te come madre, come padre, affinché tu possa supportarlo. Questo dona al genitore totalmente una visione diversa da un bambino invece normodotato, sperato. Ma in realtà questi bambini hanno una grande missione. Il bambino, per esempio, autistico, quello per cui ho avuto spesso esperienza, ha una vibrazione tanto alta, ha una vibrazione molto, ha un raggio molto lungo e lavora tanto con la mente, no? Quindi porta quella vibrazione. Ognuno, come noi poi, no? Ognuno di noi ha il compito di essere vibrazione. Certo. E quindi dire a un genitore, anche nel registro, no? Vieni proprio fuori, perché le domande sono... Domande, per esempio, perché mio figlio è arrivato attraverso di me? Cosa è possibile fare? Che cosa abbiamo in comune? Che progetto c'è? Quindi spiegare a un genitore che il progetto è un progetto comune, che vi siete scelti, che c'è anche magari un patto animico per portare, non so, un'apertura di un'associazione. Molto spesso magari la morte di un figlio oppure delle problematiche portano ad unire. Quindi questa idea di unire le persone, perché c'è questo progetto, è un progetto antico, è un progetto d'anima, è un patto d'anima, che le persone ritornano. Quindi avere la consapevolezza di questo progetto aiuta molto. Espande e non chiude, unisce e non divide, perché sappiamo che la disabilità separa, separa tanto, anche fra i bambini. Ma perché spesso poi... dire qualcosa? Scusa. No. Spesso sono genitori non preparati, quindi magari a volte pensano che è una sventura, e hanno anche forse sensi di colpa, di forse abbiamo sbagliato qualcosa, sì. Perché è dato a noi? Se invece riescono a essere consapevoli che non è stato una sfortuna, ma piuttosto un valore aggiunto, veramente noi diamo ai genitori un altro modo di vedere i loro figli. Assolutamente. Ma anche a chi gli sta intorno, perché poi un genitore di solito di questi bambini si preoccupa, spesso sento dire, ma quando io non ci sarò più, lui come farà? La preoccupazione, no? Dice, ma se noi aiutiamo questa società a capire questi bambini e a capire che sono invece un qualcosa che dobbiamo in qualche modo proteggere, anche se un genitore verrà a mancare, la società dovrebbe aiutare questi. Cosa si può fare per far capire alle persone che questi bambini vanno aiutati non perché hanno un handicap, ma perché anzi ci possono dare qualcosa? Guarda, quello che si fa a scuola, ma quello che si fa anche nei laboratori, è proprio andare a mettere in valore ciò che porta ogni bambino, ma a prescindere che sia, no, down o che sia qualsiasi bambino, perché non mi piace neanche fare la distinzione, ogni bambino porta il suo valore, per cui il lavoro è proprio di tu cosa ne pensi, tu cosa porti, l'osservazione, guardate i bimbi, guardate lui porta il sorriso, tu invece cosa porti, no? Quindi questa consapevolezza, questo stare, questo condividere, questo essere, che a prescindere che siano bambini, ma anche comunque adulti, è importante, no? Cosa mi porta questo bambino? Che cosa mi comunica, no? E spesso si fanno questi lavori, ma tu come lo vedi? Cosa ti piace di questo bambino? Cosa ti piace di questa persona, no? E cosa non ti piace, oppure cosa potresti aiutarlo a cambiare, per esempio, no? E quindi questi lavori anche di consapevolezza, trasformazione, di creare anche delle esperienze, magari meno parole, ma anche fare insieme delle cose. I bambini hanno questa predisposizione molto alta all'altro, ce l'hanno, e poi sono a volte gli adulti che invece
dividono, no? Invece loro sono molto aperti e quindi anche il genitore ha un ruolo importante su questo, perché per primo è un esempio, quindi dare l'esempio anche di un genitore che aiuta l'altro genitore, che collabora, quindi che unisce, che porta anche una visione diversa. E spesso c'è questa cosa, no? Alla scuola si educa, e invece a casa, no, in realtà ci deve essere tutt'uno, una collaborazione, quindi questo è auspicabile proprio, dove tutti siamo di esempio, tutti, prima di tutto gli adulti. Vuoi spiegarci un pochino nei laboratori cosa accade? Proprio per far capire meglio anche chi ascolta questa interazione anche con la manualità e con la scoperta, no, dei materiali, del valore che, perché so che tu metti dentro anche il valore legato alla natura, ai contenuti, no? Quindi che cos'è che attraverso il laboratorio un bambino che viene da te riesce a recepire? Al di là del fatto dei bambini con particolari situazioni, ma anche bambini normodotati, quindi sì. Cos'è che avviene? Allora, avviene una cosa che per me è prioritaria, cioè, come dicevo prima, lo stare con se stessi, e i laboratori sono anche fatti con i genitori, quindi un genitore che sta col proprio figlio può anche, non so, dipingere, uso anche le lavagne luminose, i tavoli luminosi, può creare, ma insieme, dove ci sono delle infinite possibilità, dove non c'è il giudizio, dove se anche se la ruota che viene colorata è gialla, bellissimo, va benissimo, quindi non c'è, no? Oppure, guarda papà cosa sta facendo questo bimbo, sta colorando in questo modo, sai cosa sta facendo? Sta provando la linearità, sta provando ad allargarsi, sta mettendo, no, la sua emozione, quindi dare un punto diverso, quindi ci puoi stare anche tu in questo, stacci, gioca, stai anche in silenzio, perché i bambini hanno bisogno della presenza, in realtà tutti, ma i bambini hanno bisogno di presenza, la presenza dell'essere, anche solo osservandolo, ma sentire la connessione del cuore, sentire che il genitore è lì. E quindi anch'io, no, sono lì, ti osservo, ti dico, ma sai che questa cosa mi piace molto, quello che stai facendo, che cosa ti viene? Come mai? Cioè, interessarsi al fatto di come esplora. Quindi è quello, e di dire, ma guarda, sai che anche lui ha fatto questa cosa, ha esplorato in questo modo, sai, lui ha trovato questa soluzione, cioè, tu hai trovato quell'altra. Vanno bene tutte e due, ma sono bellissime tutte e due, quindi mettere in valore, anche se c'è, a me non piace chiamarlo errore, perché sono tutti tentativi, sono esperienze, no? Come nella vita. Certo. E solo, quindi, scusa se mi permetto, ma quello che tu fai non è che avviene in tutte le scuole, in tutte le classi. Sarebbe bello. Quello che sarebbe bellissimo. Tu ci metti del tuo, so che a volte trovi anche difficoltà nell'interagire con, diciamo, tra virgolette, le colleghe, perché loro seguono un certo protocollo che non è il tuo. No, lo so che è una domanda un po'... Cioè, secondo te la scuola di oggi aiuta questi bambini, tutti i bambini, adesso non facciamo distinzione, oppure in qualche modo... La scuola come è congeniata oggi, tanto la risposta la so, però la faccio lo stesso, come è congeniata oggi non li aiuta per niente, anzi gli toglie la possibilità di esprimersi ancora di più in futuro. Fortunatamente ci sono molte scuole che stanno aprendo, sia private ma anche pubbliche, dove però la differenza la fa la persona, perché questo è. A prescindere, sia nella scuola pubblica che nella scuola privata, la differenza la fa la persona. E quindi quello che sento importante è proprio una preparazione. Ma una preparazione di che cosa? Cioè l'adulto che si prepara a cosa? Non cognitiva, sì, anche ovviamente le tappe di sviluppo, come gioco, un'esplorazione, ma soprattutto un lavoro su se stessi. Cioè, questo per me
è fondamentale, qua come dicevo prima, queste supervisioni dove c'è anche la collega, ma io ho provato questa sensazione, io ho provato questo davanti a questo bambino, ho fatto questo, che cosa mi rimanda? E ci sono molte scuole che lo fanno, molti contesti, e sarebbe bello che tutti lo facessero, proprio un lavoro interiore, no? Quindi delle proprie ferite, arrivare alle proprie ferite e alleggerirsi e trasformare per poi essere un adulto consapevole, no? Perché la differenza è proprio la consapevolezza. È questo. Ci vuole anche una formazione per gli insegnanti. Cioè, ma io dico sempre, e questo lo dico già in tempi non sospetti, prima del Covid, ma dopo il Covid si è aumentata questa esigenza di creare homeschooling, creare scuole private, con appunto insegnanti come Emanuela, che hanno un altro modo di concepire la scuola. Io ho visto delle scuole, appunto, a parte quelle steineriane che già sono di vecchia data, però le homeschooling fatte, appunto, si riuniscono vari genitori, decidono di creare una scuola, ci sono delle insegnanti che si prestano e alla fine i bambini sono più liberi. Poi, assolutamente. Perché purtroppo dobbiamo ammetterlo, la scuola ha fallito, la scuola come è stata progettata è limitante e poi non crea i nuovi talenti che sono per appunto, come la trasmissione diciamo, per la nuova terra. Nella nuova terra ci vuole bisogno appunto di amore e io mi dispiace dirlo, come io parlo male della Chiesa, continuo a dire che la scuola non è assolutamente congeniale. Allora, io vorrei, cara, aspetta, mi metto un po' così, che sono più a mio agio. Vogliamo leggere, ti va di leggere una poesia? Sì, adesso ne ho presa una, così. Proprio abbiamo parlato di Nuova Terra. Facciamo per un cui piccolo break per giusto come una poesia e poi magari continuiamo con i registri classici perché ci interessa molto. Questa poesia è proprio dedicata alla nuova terra e così dice: nel finito dell'infinito dove tutto inizia si dispiegano parole scritte sull'anima dell'eterno evanescenti, un eremita senza età seduto sulla soglia del tempo osserva il mondo in un brivido di vento, vede dissolversi l'arida terra. Espressioni di luce si aprono all'orizzonte, nuove allegorie di vita si adagiano in un sogno liberatorio. Il seme, quando ama, diventa carne. La natura non vive nel passato, guarda oltre. In assenza di distacco, un'eternità partorirà una nuova eternità. Bellissima. Ma queste poesie ti arrivano, cioè le crei tu oppure ti vengono in qualche modo suggerite? No, le ho create io, ma quasi giocando. Quest'inverno ho cominciato a scrivere delle poesie e poi man mano mi sono resa conto che c'era un'immedesimazione in Miriam. Io mi sono occupata in questi anni molto di Maria Maddalena e man mano andavo avanti e vedevo che c'era un confine tra me e tra Maria Maddalena, no? Quindi ho iniziato a scrivere queste poesie e poi hanno preso una forma e questo è anche una, come fosse una visione di questa donna, di questa parte del femminile sacro che rappresenta proprio Maria Maddalena, come vede il nuovo mondo anche, no? Quindi ci sono aspetti sia di lei nel passato sia di lei pensando all'attualità, perché come si diceva prima esiste la multidimensionalità, no? Noi stiamo vivendo l'eterno presente, ma nell'eterno presente c'è il femminino sacro di 2000 anni fa, ma c'è il femminino sacro di adesso e del futuro che fanno un eterno presente. Quindi l'identificazione di una donna che scrive, che può essere riferita ad un tempo, si può ritrovare oggi, ma si può ritrovare nel futuro, no? E quindi la lettura di queste poesie
secondo la visione di questi maestri che non vogliono più essere chiamati maestri. La cosa interessante è che vogliono essere chiamati fratelli, perché loro dicono, siccome le dimensioni si stanno assottigliando, noi stiamo salendo di frequenza, loro stanno cercando di abbassarsi per raggiungerci. Quindi siamo lì, alla soglia di questo incontro, no? Sia con i fratelli stellari, sia con i maestri che conosciamo da tanto tempo. Quindi tutto questo ci porta a ritrovarci, quindi è la reunion in un certo senso, no? Come può questo tipo di poesie diventare in qualche modo terapia o anche essere poesia di guarigione? Ma questo, siccome anche per me era nuovo, quindi quando hanno proposto questo hanno detto provate a leggerlo, quindi c'è stata qui questa cavia umana che si è prestata, forse può dircelo proprio Emanuela, nel senso che lavorano a vari livelli. Adesso questa è una poesia legata alla terra, ma poi ci sono altre poesie di vario genere. E c'è un, innanzitutto gli arcangeli hanno proposto di tenere l'attenzione sul plesso solare, sull'emozione che la lettura provoca a livello del plesso solare, proprio a livello dell'emozione, e da lì sentire che cosa risveglia, perché ognuna di queste poesie lavora a livelli diversi, ma porta fuori un qualche cosa che riguarda noi tutti, perché riguarda l'eternità, l'eternità di essere immortali che siamo. Quindi noi ci ritroviamo da qualche parte, perché se, al di là del fatto del femminile, ma potrebbe anche essere un maschile che dedica un femminile a una poesia di questo genere, prego, non ha importanza, perché comunque tratta sempre qualcosa che fa parte di noi, non c'è mai qualcosa di astruso, ma è sempre dentro e quindi risuona, quindi lavora per risonanza. Sì, lavora per risonanza e lavora proprio per appunto diversi piani, come diceva Anna Maria. Arrivano ricordi, proprio arriva, entra nella coscienza personale e arrivano dei ricordi, sono arrivate diverse immagini, magari anche di vite passate, oppure di questa vita con relazioni o situazioni che si presentano chiare. Ecco, queste poesie hanno proprio la potenza di vederle, sono vive, cioè è come se ci fosse un film, mentre c'è la lettura le vedi proprio dipanarsi davanti a te e vedi te stesso che agisce. E quindi è come se fosse molto, molto semplicemente andare a rivedere parte di sé, che vengono emerse attraverso le parole, quindi queste parole che evocano molto potentemente, e ti guardi te stesso riflesso, ed è bello perché hai anche il distacco, ma hai anche l'emozione. E quindi e senti proprio una trasformazione, vibrazioni molto forti, proprio nel plesso solare, nel cuore, insomma. E senti proprio, io spesso piango, ma per me il piangere è lasciare andare, trasmutare, quindi mi arrivano anche connessioni e arrivano proprio come se fossero anche archetipi, cioè immagini potenti che vanno lì, diritte. Gioca proprio. Io questa cosa la comprendo bene perché, ripeto, ho scritto, ma scrivo ancora qualche volta, e già la poesia normale, sì, da Leopardi in poi, ha sempre creato in chi la legge un'emozione e magari un'interpretazione personale, perché magari la poesia è stata scritta in un modo, però uno la legge e ci trova qualcosa di suo, certo, no? Interpreta. Vedendola sotto l'ottica nuova di cui state parlando voi, capisco che le parole diventano terapia, diventano archetipo, appunto, sì, e quindi risvegliano qualcosa che noi già conosciamo, ma che era assopito e addormentato dentro di noi. Quindi queste poesie hanno un valore ancora più forte, un valore che può diventare un nuovo strumento
già ne abbiamo tanti, però questo sì, può diventare un nuovo strumento. Una modalità che... anche questa, sì. Certo, anche per me è nuovo. Infatti io all'inizio, proprio avendo scritto per gioco quasi, ho iniziato a farle leggere alle amiche più care e vedevo che ogni volta piangevano. Dico, oddio, ma come mai scrivo così male? Ogni volta dicevo, oh, mamma mia, che emozione! E quindi è stata una scoperta anche per me, quindi piacevole scoperta, per cui se può essere utile in questo senso, ben venga anche questo nuovo strumento, perché certo. Comunque l'arte è comunque un'espressione egregia di trasformazione, perché trasmette qualcosa attraverso l'emozione, no? Allora, hanno fatto le pitture quantiche, i dispositivi quantici. Noi portiamo avanti adesso la poesia quantica, giusto? Non so se è stata già inventata, la inventiamo noi, e qui, visto che è tutto quantico, anche la poesia diventa quantica, e quindi entriamo nel campo morfogenetico del quanto, e quindi quanto è bello. Cioè, sì, poi la parola un po' teme, cioè il concetto della parola. Esatto. Vestita proprio di poesia, perché la parola già di per sé è un'espressione potente. Ricordiamoci, in principio era il verbo. Era il verbo. E sì. Quindi è iniziato tutto da lì. Sì. Tornando a Emanuela, sui registri acasici, mi veniva in mente di domandarti, quando tu, qualche genitore, riesci a portarlo a entrare nei registri acasici, perché capisco che non a tutti, sai, io faccio i registri acasici, soprattutto però se trovi la persona giusta, quanto può essere utile il lavoro che fai per un genitore, o anche per, adesso parliamo di bambini, ma anche nella vita di tutti i giorni, persone che hanno magari delle problematiche, quanto può essere d'aiuto? Sono molto utili, perché ho avuto la fortuna di incontrare delle, in particolar modo sono le mamme, di incontrare delle mamme aperte. E allora quando poi, a parte durante, cioè nell'insegnamento, oppure arrivano anche comunque mamme e dicono ma cosa posso fare, no? Perché le domande sono aperte, cosa posso fare? Spesso si pensa che bisogna lavorare appunto solo sul bambino e non sul genitore, no? E quindi quando vedi, soprattutto poi hai a che fare con il bambino, quindi a scuola, quindi lo vedi tutti i giorni, bambino o la bambina, vedi proprio che c'è un'apertura molto forte, vedi che tutto si apre. È come se il lavoro, faccio l'esempio di un bambino che ho seguito autistico con una mamma molto aperta, raccontavo loro un'esperienza molto bella, che i bambini autistici non hanno il contatto visivo, fanno fatica a toccare, ad essere toccati. Il giorno prima abbiamo fatto un lavoro molto intenso sulle ferite di questa donna, riguardanti comunque in competenza con suo figlio. Il giorno dopo arriva a scuola, lui mi guarda per diverso tempo, quindi e già questo per me era, ma mi sta guardando dritto negli occhi per un periodo molto lungo rispetto al normale, cioè, mi ha preso le mani, mi ritoccava, come per dire, che lui ha percepito, si era aperto, lui ha percepito proprio che io potevo stare con lui in una maniera diversa, come se io avessi avuto il permesso di questo bambino attraverso la sua mamma di lavorare con lui. Ho proprio sentito questa apertura e ovviamente queste sono delle manifestazioni potentissime, perché non è mai accaduto che mi prendesse le mani e me li toccasse, quindi come per dire, ho fiducia. Che perché problema ha questo bambino? Questo bambino è un bambino autistico, molto grave, ecco, per cui ecco, è impossibile andare a comunicare e poi interagire e dire guarda che la mamma ha fatto un lavoro, no? Con Emanuela, certo. Lui l'ha percepito, perché come per dire, mi affido, la mia mamma si è affidata a te.
Qui c'è un'altra persona sì, che vuole partecipare. Vuole partecipare. Lei è Viola? No, lei è Gemma. Gemma. Partecipa anche lei. Siamo già molto stretti su questo divano. Gemma voleva partecipare. Vuole partecipare anche lei. Certo. Proprio perché no? Sì. Anche loro sono strumenti di amore. Gli animali sono sono dei maestri. Collegati. Io dico sempre che sono dei maestri di amore incondizionato. Assolutamente. Anche loro, come bambini o come noi, hanno una missione qua, no? Certo, darci amore. Sono, certo. Sono angeli. Sì, è proprio così. Sì. E quindi questa cosa è molto bella perché vedi proprio la manifestazione, no? Vedi proprio la manifestazione e vedi anche questi genitori che vengono ascoltati finalmente, no? Perché non sempre... no, perché allora questo problema, allora c'è sempre sul problema, c'è sempre, no, sì. Non ha fatto questo, non ha detto questo, e ha fatto così, è così, cosa? Invece il portarli nel mostrare un altro tipo, guarda, si è aperto, guarda che ha giocato, guarda che ha interagito, è accaduto questo, per loro è veramente importante. Perché mi è venuto in mente, spesso le pubblicità di Teleton... parlano di ricerca come se il problema non sia che il problema è la ricerca e trovare una soluzione chimica, mi viene a dire questo, ma se invece puntassimo anche sulla spiritualità di questi bambini e di queste mamme, quante cose potrebbero cambiare? Perché è ovvio che la medicina sta facendo passi certo. Da gigante per, ma la medicina allopatica attuale curerà mai le cause di questo stato di fatto di questi bambini, di queste mamme, di questi genitori? Non credo. Si può coadiuvare. Si possono coadiuvare e soprattutto quello che è importante appunto porta la consapevolezza, no? Cioè la consapevolezza di un genitore che si fa anche forza nel dire ok, allora c'è questo disagio, il lavoro con i registri è un lavoro... anche continuo, dove per esempio seguo le persone anche per diverso tempo, nel senso che una volta che si fa la connessione, poi giorno per diversi giorni chiedo come sta andando e quindi c'è questa interazione molto forte. E la differenza, cioè la consapevolezza, cosa succede? Cosa fa? Porta a trovare la modalità differente di affrontare, quindi magari il problema c'è, cioè, ma io come lo affronto con questo mio modo di vedere, ora che mi è arrivato questo strumento, questa consapevolezza, questa spiegazione, patti tra anime, sapere che tra figli, tra fidanzati ci sono patti per esempio d'anime che si ripetono da tempo e che era arrivato il momento di rincontrarsi per chiudere. Allora è diverso, perché se io so che questa persona è arrivata e mi ha portato questo, perché era un patto, mi ha portato per esempio a far emergere la mia femminilità, ma è un patto d'anima e vedo che poi non ci vado più d'accordo, ho finito con lui, con questa persona. Questo è importante, noi abbiamo toccato quell'argomento bambini, però anche adesso va di moda le fiamme gemelle, anime affini. Con i registri ragazzi si può anche capire perché a volte avvengono degli strappi o avvengono degli amori stranissimi che poi finiscono in modo stranissimo e quindi si può capire. Certo, perché si va proprio nel proprio registro e si chiede cosa è venuto a fare questa persona, no? Nella mia vita, che cosa posso imparare da questa persona, no? E quindi si mostra proprio che spesso è particolare questa cosa, che si ritornano magari cambiando, perché le ere sono diverse, cioè gli anni sono diversi, ma si ripete sempre la stessa dinamica, no? E quindi dici, vedi una vita dove succedono delle cose particolari, dico, ma mio marito fa così anche adesso, mi dice questa cosa anche adesso, ma avviene, oppure... magari si cambia sesso. Però oppure si cambia sesso, oppure però si ripetono, no? E quando c'è questa ripetizione, uno dice, ok, quindi è arrivato, mi ha portato questo, quindi io ora lo posso lasciare andare, perché se è chiuso,
spesso succede che si fa fatica anche a finire una relazione perché ci sono dei ganci, ganci sessuali, ganci dell'amore, oppure tu dici, ma io non so perché rimango insieme, io sento questa cosa, ma non mi piace come persona, eppure ci rimango. Spesso sono memorie del passato, perché si ricorda quell'amore. Oppure capita appunto, io ti ho promesso di, nella vita, siccome non ti ho sposato, ti ho promesso di sposarti in questa vita, e ti sposi e poi dopo va tutto male. Ma perché? Perché era una promessa che tutte e due le anime si ricordavano di fare. Ok, una volta che si è compreso che è finito il momento karmico, quindi si è finita questa ruota, questo incontro aveva un significato, aveva, si può lasciare andare, perché questo è lasciare andare, no? Infatti esistono i compagni di viaggio, così almeno i maestri spesso dicono, no? Perché noi siamo stati abituati a un'educazione in cui si deve incontrare una persona, bisogna starci, se ci si sposa per sempre. Vabbè, lì è il background cattolico. Molto, molto della religione, no? Il punto è che non è detto perché si fa un percorso insieme, ma non è detto che funzioni, bisognerebbe sempre riproporre quella relazione che era nata in un certo tempo e vedere se può andare avanti, perché a volte si è chiuso un cerchio e ci si può anche lasciare, ma bisognerebbe che già l'educazione di fondo sia fatta in modo tale da non vivere anche la chiusura di un rapporto come un enorme trauma, mentre invece noi ancora oggi lo viviamo come un trauma, perché poi anche i figli non sono, cioè diventano coinvolti nella sofferenza. Se invece, come a volte capita in certe comunità, i figli non sono soltanto dei genitori che li mettono al mondo, ma vivono nella comunità e sono della comunità. Quando c'è una separazione non è così traumatico, perché comunque continuano a stare nella comunità e quindi non soffrono soltanto della separazione dei loro genitori. Quindi è tutto un po' da rivedere, no? In termini amore, proprio di nuova terra, anche in questo senso, sganciandoci proprio dalle religioni. Ma pure il matrimonio inteso come per sempre, cioè le persone cambiano, le persone crescono in modo diverso. Quindi non puoi, il matrimonio diventa una trappola, una prigione, una tortura, perché spesso i nostri antenati, i nostri nonni, uno dei due, specialmente la donna, di solito la donna, si sacrificava per la famiglia, anche se non amava più il marito anche, però diventava quasi un dovere. No, una condizione sine qua non, esatto. Cioè nel senso che oggi si poteva sganciare. Qualsiasi donna, insomma, che ha la forza di farlo, può dire no, basta, io non voglio più continuare questa... Certo, diciamo, ci sono le possibilità di emergere in una nuova vita. Allora, che ore sono? Bene, io... vogliamo trattare un altro argomento oppure vogliamo continuare su... Ah, mi venite a farti una domanda... Ma pure sui cani si può fare registro akashico, l'ha mai fatto? Sugli animali meno. E cosa avviene? Cosa si può scoprire? Ma mi era venuta prima questa... Allora, che è un amore questo. Sì, sì, arrivano e raccontano come mai arrivano, oppure raccontano di vite passate. Quindi per esempio io ho due gatte, mi hanno raccontato che una in particolare è stata... Abbiamo fatto questo patto dove... di mutuo aiuto, quindi in diverse vite eravamo sempre insieme, o a volte in forma di animale, o a volte in forma di umano. Può esserci anche questo. Pensavo di aver fatto una domanda stupida, invece interessante questo. E quindi, per esempio, in Denise mi hanno detto che noi eravamo due soldati e lui si era fatto male e io non l'ho lasciato nel campo a morire, ma l'ho preso, io mi sono presa cura di lui e quindi l'ho seguito. E quindi lei in questa vita, per esempio, mi sta donando tantissimo amore, ha deciso di essere amore sempre, in questo caso è un gatto. Di essere sempre con me, come io sono stata sempre con lui in quella vita. Quindi sono spesso patti di aiuto, oppure
proprio di esigenze, no? Che l'anima arriva e arriva per aiutare, sì, per... Ma ci si può anche mettere in contatto con l'anima dell'animale, sì. Nel senso che, ad esempio, anni fa questa cagnolina a 4 mesi si è buttata giù da un dirupo di 4 metri, era piccolissima e si è rotta una zampina. E io non volevo farla operare perché non trovavo nessun chirurgo che con una zampina piccolissima potesse intervenire. Quindi dicevo, non si può fare, ma sarebbe rimasta... chiaramente claudicante, no? E allora gli arcangeli mi ha detto: mettiti in contatto con la sua anima e chiedi che cosa lei vuole. Lei innanzitutto mi ha dato un messaggio d'amore incredibile, perché mi ha detto: qualsiasi cosa tu faccia, la prima cosa per me è l'amore, per cui se tu mi terrai anche claudicante, per me l'importante è che tu mi sia accanto. Se mi opererai, se troverai un chirurgo, sarà meglio, perché io potrò correre. E di conseguenza mi sono messa alla ricerca, sono riuscita a trovare un chirurgo che si è presa cura di lei e lei è tornata normale. Bellissimo. Ma lei mi ha suggerito, prima dicendomi, per me è uguale perché l'importante è che io sia amata. Cioè non mi interessa se soffrico, basta che tu mi se accetti. Però troverai qualcuno, io tornerò a correre. Così ho fatto, l'ho trovata e trovato, è andata bene. Mi è venuta in mente una cosa. Questa radio spesso abbiamo parlato di anime gemelle, fiamme gemelle, e abbiamo sempre pensato, anch'io ho sempre pensato, che una fiamma gemella deve essere forte o un altro essere umano. Potrebbe essere anche un pelosetto la nostra fiamma o anime. Più anime compagne, mi viene da pensare, no? Sì, penso anch'io proprio. Ad esempio, a me hanno spiegato che lei in una vita è stata venduta dai genitori a chi si occupava di una miniera e quindi ha scavato come bimba all'epoca di 5 anni, quando poi ha lasciato il corpo fisico, con le manine piccole, poi alla fine è morta di stenti, ma senza aver avuto amore da nessuno. E lei in questa vita ha deciso di tornare con una vita breve, perché chiaramente gli animali, certo, vivono una vita breve, la cui tematica fosse soltanto amore. Per cui, siccome lei riceve solo amore, di fatto... E dà solo quindi, amore, dà tanto amore. E dà solo amore, quindi c'è la possibilità che un umano scelga di vivere quando c'è una situazione di un certo tipo, e quello che mi hanno raccontato è questo. Quindi è una bimba che non ha mai ricevuto amore. No, per questo domandavo, perché a volte nelle vite precedenti magari due che si amano si devono lasciare per qualche motivo, chissà se anche pur di star vicino al proprio amato o alla propria amata, uno decide di andare come animale, come gatto, come... Potrebbe questo essere. Non l'abbiamo mai affrontato, però potrebbe essere un argomento per una prossima volta. Se tu mi dici che lei in una vita precedente è stata una bambina, a sua volta potrebbe essere il contrario, cioè che magari pur di star vicino alla persona che ama. Magari per sciogliere, perché sì. Il punto è che, da quello che mi hanno spiegato, che l'anima anche di un umano può scegliere di risolvere una tematica, no? Quindi standoci vicino come animali domestici, soprattutto, perché non come animali selvatici. No. L'animale domestico che ci sta accanto ha la possibilità di una interazione molto superiore. Certo, ma poi io tante persone vedo che riversano su questi pelosetti, ma veramente forse anche più di un amore di un figlio, cioè veramente hanno proprio... senza quell'animale non vivrebbero una vita. Quindi loro danno è una tanto, cosa bellissima. Loro danno tanto, anche loro sono strumenti di guarigione. Allora, vogliamo concludere? Visto, abbiamo fatto un'oretta, penso che basta, oppure possiamo anche, possiamo dire, anche iniziare oppure una prossima volta possiamo intraprendere un nuovo argomento. Tu, Anna Maria, ultimamente stai preparando qualcosa oppure sei un attimino di riposo riguardo al libri o cose? Diciamo che di riposo sotto il profilo
di ciò che richiede il cielo è molto difficile, non c'è mai riposo, arrivano sempre cose nuove, attualizzate per i nuovi tempi, di conseguenza adesso stanno arrivando i maestri, ad esempio, dei sette raggi, e quindi danno insegnamenti, ma proprio per questo passaggio nella nuova terra, no, di cui più volte abbiamo parlato. E quindi sono strumenti attuali proprio per il nostro cambiamento, proprio perché ci stiamo avvicinando a un momento cruciale, mm-hmm. che è proprio quello di questo passaggio, no? Da quello che ci hanno spiegato è come se noi dovessimo passare come in una meiosi, no? Cellulare le informazioni dalla vecchia terra a questa nuova terra, che come sappiamo è già visibile dalle sonde spaziali, plasmatiche, esiste già a forma embrionale. Ecco, c'è un passaggio di informazione, e in questo passaggio di informazione dobbiamo definire quali sono i valori che vogliamo portare. Molti siamo felici di lasciarli, perché non sono valori, sono tutto ciò che è stato, che ringraziamo anche per l'evoluzione, ma che abbiamo grande piacere di abbandonare definitivamente per un salto quantico, passando, certo, ad un'ottava superiore, no? Dove davvero mente e cuore sono messi in coerenza, e quindi anche il nostro comportamento, il nostro atteggiamento nella vita è consapevole. Questo è il grosso cambiamento, no? Perché tutti noi abbiamo fatto un percorso d'anima in questa scuola iniziatica che è la Terra, a volte siamo stati anche inconsapevoli, no? Cioè non ci siamo resi conto di certe cose, ci siamo lasciati vivere. Ecco, in questa nuova Terra bisognerebbe portare proprio questo concetto di vivere ogni cosa con la sacralità anche, no? E viverla con la consapevolezza di chi siamo veramente, di cosa siamo composti, per poter creare qualcosa di migliore, di più grande, di più bello, di più etico e vivibile. Questo è. Allora, io ho preparato anche un piccolo documentario dove abbiamo, insieme a Anna Maria, fatto una passeggiata nel suo bellissimo giardino delle rose, giardino delle fate, non so, pensate quello che volete, ma è un posto veramente magico, un posto dove ci sono delle energie meravigliose, però non l'ho potuto mettere perché io non sono a casa, quindi non ho le attrezzature per fare, però lo metterò poi insieme al tour 11-11 con i vari passaggi, con i vari amici. E invece tu, Emanuela, progetti per il futuro o progetti in cui sei al lavoro? Beh, il mio progetto è quello, le guide mi dicono di accogliere sempre più persone per appunto portarle ad attivarsi, loro dicono appunto attivarsi come luce, quindi come essere luminosi, quindi a comprendere appunto proprio la consapevolezza di se stessi, proprio i poteri personali. Per cui insomma per me è bellissimo fare i registri, a prescindere dal rapporto genitore-bambino, ma per qualsiasi cosa, perché nelle domande sono domande aperte, dove per esempio qual è il mio progetto di vita qua, quali sono i miei talenti, che cosa sono venuta a fare, che vibrazione porto, che cosa è possibile trasformare per essere chiaro, no? Centrato. Quindi loro proprio mi dicono aiuta, supporta le persone, visto che prima tutto tu l'hai fatto per anni questa cosa, perché io sono proprio nata già con l'intento di, già da piccola percepivo, vedevo, ma proprio c'era una luce molto chiara, no? Diretta. E poi, ok, sviando il karma e tutto, però c'è questa luce che mi ha sempre tenuto, e molto spesso le persone dicono ma io la vedo questa luce ma non so cosa fare, sono bloccata, non so dove andare, non so qual è il percorso, no? Ecco, quindi questa è la mia esperienza personale attraverso altre persone, quindi che mi hanno fatto, comunque sono tanti gli strumenti che ognuno può scegliere, certo. A me è arrivato questo. E devo dire che ti aiuta proprio ad avere una centratura, a dirigere chi sei, ma sapere chi sei, da dove provieni, fratelli, anche, ecco, un problema che io spesso avevo era quello del sentirmi
in su questa terra, no? Sempre sentito che non ero di questo mondo, no? Vedevo le stelle, guardavo, ma non mi appartiene questa terra, no? Andare a connettersi con i propri pianeti di provenienza, noi siamo stelle, ma proveniamo, prendiamo dei pianeti, no? Prendiamo, abbiamo quindi questa provenienza stellare, quindi anche lì è condurre il proprio sé a connettersi con davvero chi siamo. Certo. Nel momento in cui tu riconosci davvero chi sei e non sei solamente uomo sulla terra, ma sei anche connesso con il divino, quindi questa connessione cielo-terra che è fondamentale, è lì che piano piano si dipana. Senti proprio il tuo potere personale, ti senti a casa, ti senti te stessa, ti senti nel tuo potere. Ecco, questo è per me, visto che l'ho fatto per prima, con la forza, il sostegno di dire ce la facciamo. Cioè, a me piace proprio l'idea di sostengo, ci sono, perché io ci sono passata. Se ci sono riuscita io, ci puoi riuscire anche tu. E quindi, a prescindere, questo mi piacerebbe, come in futuro mi piacerebbe creare una scuola con appunto strumenti dove c'è la musica, l'armonia, i cerchi nel grano, la luce e tantissime altre cose, il movimento, dove c'è subito la connessione con i minerali, con i pianeti, dove si studiano le stelle, ma fin dalla scuola di infanzia, anche al nido, dove ci sono, c'è tutta un'altra. Questo è la scuola del pianeta verde. Proprio del pianeta verde. Dove, no? Insomma, l'armonia, perché questo è, no? L'equilibrio, l'armonia, connettersi, la propria energia, la propria essenza. E quindi il contatto con queste guide proprio ci dispiega proprio, no? Un'enorme possibilità e potenzialità che noi abbiamo. Nel momento in cui usciamo dal sistema che ci imprigiona, che ci incarna, veramente le potenzialità sono infinite. Quindi la nostra creatività, se liberata, incanalata, direzionata nella modalità giusta, ci permette davvero di creare. Questo è quanto questi maestri fratellici cercano di trasmetterci. Tu prima hai detto una cosa importante. Allora, prima di arrivare a poter fare i registri akashici alle altre persone, perché molte volte io vedo, no, che uno fa un corso di 2-3 giorni e poi diventa lettore di registri akashici. Invece tu quanto hai dovuto lavorare prima di tutto su te stessa, quindi fare lo scanner delle tue anche vite precedenti per poi arrivare a poter oggi essere una maestra sia scolastica ma anche per i registi? Sì, io almeno sono 10 anni che lavoro con questi strumenti e lavoro prima su di me, quindi io ho lavorato tantissimo su di me giorno dopo giorno. È fondamentale, perché questo strumento lo devi proprio esplorare, lo devi proprio sentire, no? Devi vedere anche che funziona, perché non puoi pensare che su di te funziona, cioè che non funziona e lo proponi agli altri. Quindi ci deve essere un periodo molto lungo di grande trasformazione, perché nel registro c'è la guida che ti porta a interagire con te stessa e quindi ti mette subito davanti a tutto. Quando apri i registri iniziano le prove e quindi ti trasformano. Quindi arrivano le guide, ti trasformano il tuo stato eterico, quindi ti trasformano il tuo corpo, tutti i tuoi corpi, quindi lavorano sulle tue appunto sul tuo ego, lavorano tantissimo sul togliere l'ego, sul togliere la mente, quindi su essere proprio su essere canale puro, e soprattutto la connessione è dal cuore, non è dalla testa, perché la difficoltà, e spesso succede anche quando insegno accompagno, perché insegnare invece di accompagnare le persone ad aprire i propri registri, è proprio sì, ma come faccio a sapere se arriva da una cosa piuttosto che l'altra? Lo senti, piano piano, giorno dopo giorno, devi lavorare molto sodo, perché possono entrare entità, possono... Tutto è una questione di equilibrio, di connessione con se stessi, di purificazione, di andare a lavorare sui propri traumi, sulle proprie... E quindi un lavoro... Io ci ho messo tanti anni, a un certo punto le guide mi hanno detto, adesso però puoi farlo anche agli altri, ce la fai, non preoccuparti, vai. Invece
noi spesso abbiamo, no, questa idea anche di perfezione, ma soprattutto anche di grande responsabilità, perché certo, è una grande responsabilità connettersi con il sé degli altri, è tanto responsabile, perché veramente la cosa fondamentale è essere equilibrati, essere connessi, essere puri e centrati. La centratura è un lavoro giornaliero, è un lavoro sulle proprie emozioni, sulla trasformazione. E devo dire che questa connessione, no, anche insegnare ai bambini ed insegnare agli adulti, mi piace molto, perché è molto simile, perché ognuno porta il proprio mondo, proprio la propria essenza, no? Ad ognuno arriva, c'è chi ci impiega magari 2 mesi ad entrare con le proprie guide, c'è chi ci impiega 2 giorni, cioè ognuno arriva, ma c'è una grande preparazione. Prima di tutto le guide lo dicono: sei pronto per fare questo passaggio? Sei sicuro? Quindi ti portano proprio a connettersi, a dire ok, è una grande responsabilità, per cui sì, quando si sente, spesso è molto mentale, invece è importante arrivare qui ed arrivare trasformati, per cui ci vogliono, io ci ho messo tanti anni, forse anche troppi, però mi rendo conto che adesso quando, cioè la sento quando mi arriva la connessione con il sé, perché amore puro, c'è un passaggio, c'è un click, probabilmente anche Anna lo può dire, certo, c'è un'energia che cambia, no? Lo senti quando sei connesso. Assolutamente. Un'ultima domanda, ma tu e tu siete donne felici? Vi sentite donne felici? La felicità, secondo me, è un termine un po' difficile da raggiungere. Io direi che è più la gioia da tenere presente, perché la felicità, secondo me, è effimera. Il concetto di seguire sempre una dimensione della gioia nel proprio cuore è quello a cui io personalmente faccio riferimento, perché è una vibrazione la gioia. Uh-huh. E se tu in tutto ciò che fai metti quell'amore di cui tanto stiamo parlando, non puoi non essere gioiosa dentro, perché lo fai con passione. Io credo che altrettanto per te, Antonio, no? Certo, tutto quello, sì, che fai, che hai realizzato negli anni, che stai facendo, se non lo facessi con questa passione, con questo sacro fuoco che ci spinge, non ci sarebbe questa gioia. La felicità può essere un momento, no? Un momento in cui provi un apice, ma poi se ne va. La gioia invece, secondo me, è da perseguire nel tempo. E sì. Tu, Emanuela, sei nella gioia? Ecco, sì. Cambio la domanda. Sì, sono nella gioia soprattutto quando proprio sento che sono aderente a quello che io sto facendo, cioè la mia, sì, anima e quello, esatto, che manifesto, e quindi quello che vivo nella realtà, perché noi abbiamo, cioè, unione, no? Cioè, quindi quando proprio è aderente a ciò che io sono, a ciò che io voglio, ciò che io sono, e quindi quando arriva questo e si manifesta, sì, è proprio gioia pura. Benissimo, allora abbiamo fatto questa bella chiacchierata, naturalmente ci proponiamo di riaggiornarci un po' prossimamente, magari per nuovi argomenti, magari per leggere qualche poesia in più. E quindi salutiamo tutti i nostri amici. Adesso io vi ricordo che in questo momento sono in viaggio verso il nord, e chi vuole comunicare con me sa come fare, e quindi grazie, e mettiamo una sigla finale che io metto sempre, e poi quindi un ciao a tutti, grazie, ciao a tutti, a voi per, grazie a Anna Maria per l'ospitalità. Grazie Antonio di averci in questa bellissima casa, in questa intervista. Grazie a Emanuela, che è una nuova scoperta, una nuova conoscenza. Grazie. Molto interessante. Grazie Antonio per avermi dato questa possibilità. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Oh,